È stato presentato il rapporto di avviso pubblico su atti intimidatori, minacce e violenza agli amministratori locali nel 2022, il dato più basso degli ultimi 10 anni, che però non è confortante. Vediamo il servizio di Laura Tangherlini con Marco Aquilini. Concretamente lo Stato che cosa può fare e che spunto può prendere da questo rapporto? Ma lo Stato può fare, come dicevo, vicinanza ai sindaci, regolazione delle attività dei sindaci, sostegno ai sindaci anche con delle risorse. Meno intimidazioni ma più aggressive. Nel 2022 gli amministratori locali restano sotto tiro. A dirlo l'ultimo rapporto di avviso pubblico presentato a Roma alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Seppure con 326 atti intimidatori si registri un meno 25% rispetto al 2021, il dato più basso degli ultimi 10 anni, il calo è solo apparentemente confortante. Fare il sindaco resta a volte un lavoro pericoloso. Rimane alto l'allarme per la cosiddetta cifra oscura, ovvero gli attacchi non resi pubblici. Ne esce un'Italia spaccata in due, come risulta anche dalle analisi dell'osservatorio del governo sugli atti di intimidazione agli amministratori locali. Anche l'osservatorio vede questa divisione fra nord e sud, parlava di dati in parte discordanti rispetto a questo rapporto. No, in parte solo discordante, il mio sud tendenzialmente più intaccato da questo fenomeno. Il primato della Campania, ininterrotto dal 2017 al 2021, viene però preso dalla Sicilia, la Lombardia, la regione più colpita al centro-nord. Minacce sui muri e tramite i social network al nord, incendi che tornano in voga al sud. In Europa siamo maglia nera con il 75% degli episodi su 16 paesi dell'Unione Europea. Il 21% degli atti intimidatori in comuni già sciolti per mafia. Ad essere più colpite le città al di sotto dei 20.000 abitanti. Sono un amministratore sotto io perché ho denunciato la camorra lo scorso febbraio 2022, che si è poi convalidato con l'arresto di un esponente di clan camorra locale. Il tentativo è stato quello di infiltrazione negli appalti pubblici. Parlato di solitudine anche degli amministratori locali, anche il ministro Piantedosi diceva un aspetto su cui lo Stato si impegna ad intervenire. Lei si è sentita sola in questa situazione? Allora, non mi sono sentita sola quando ho denunciato, ma sicuramente c'è stato un momento di paura che tu non riesci a condividere. Mi hanno invitato a rientrare nella posizione di sindaco, non fare il carabiniere perché altrimenti avrebbero avuto una ritorsione non solo materiale su un veicolo piuttosto che, ma direttamente alla mia famiglia. In realtà il sindaco forse è il mestiere in cui si sente più soli al mondo.